Concettualmente il mio laboratorio ha quasi tutte le macchine tradizionali. Sono partito con una combinata che né più né meno era, cioè, una macchina con 5 lavorazioni sullo stesso blocco di struttura. E ovviamente aveva delle difficoltà logistiche, cioè quando devi fare una lavorazione devi smontare l'altro pezzo di macchina per poter fare quella lavorazione e così via, è tutto un continuo smontare e rimontare la macchina. In realtà una vera e propria postazione fissa che mi piace di più rispetto a un'altra non c'è, dipende dalla lavorazione che ho fatta. Cioè, c'è delle volte che è bella la squadratrice perché devi fare dei tagli tutti in diagonale che poi vanno a incastrarsi tra di loro per qualche motivo, e quindi l'idea di avere la macchina puntata al millesimo di millimetro quasi, perché deve venire, deve, poi quando tutto si mette assieme deve tornare tutto, mi diverte. Quando invece devo fare la classica lavorazione, ovviamente è noioso perché è sempre qui. La toupie, la piala, cioè dipende veramente dalla lavorazione che c'è, quindi non è che ho una costruzione fissa. Forse anche quello la cosa divertente del mio mestiere, che ogni giorno ogni progetto ha le sue peculiarità e quindi mi diverte tantissimo giocare anche con i miei macchinari. Cioè, so qual è il limite dei macchinari tradizionali e vado sempre a cercare il limite quasi sempre di ogni lavorazione. Perché, vabbè, fare le cose semplici sono facili. Io invece devo divertirmi, quindi devo inventarmi come complicarmi la vita. Cioè.